Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere i danni causati sia dalle larve di farfalla, i bruchi, che ho debellato un paio di settimane fa, anzi un mesetto fa, con un prodotto chimico perché c'è stata un'invasione veramente selvaggia, sia adesso il problema che ho con le lumachine. Eccole qua. Adesso vi faccio vedere meglio. Comunque, prima vi faccio vedere i danni. Si riconoscono i danni dalle foglie completamente mangiate. Ora l'interno della pianta è ancora buona, quindi riesco a salvarla, però devo intervenire subito, altrimenti poi butto via la coltivazione. Sono particolarmente ghiotte di cavoli neri, non mangiano l'insalata almeno per adesso, però come vedete tutto ciò che è cavolo loro lo distruggono. Una volta si è accorti di questo problema, la prima fase è quella di toglierle e rimuoverle proprio manualmente. Fanno un po' senso, sono viscide, sono senza guscio, però comunque vanno tolte. Poi decidete voi cosa fare, se avete le galline le date da mangiare a loro, se no le portate da un'altra parte, quindi questo secondo libera coscienza. Io adesso le rimuoverò manualmente e dopo faremo un trattamento preventivo con la cenere del camino. Affronteremo poi il discorso della cenere più avanti nel video. Ecco qui, vi faccio vedere queste larve. Ci sono sia quelle piccole, che è proprio una vera e propria lumachina con il guscio, se lo appoggio qui poi le toglieremo, che queste senza guscio. Ecco qua. Bisogna rimuoverle in fretta perché queste si riproducono tantissimo, ogni adulto riesce a fare circa 400 uova, dopodiché l'infestazione è completa. Guardate qui, c'è un'altra. Quindi bisogna perdere un po' di tempo per togliere l'infestazione manualmente. Poi prima di irrorare con prodotti chimici le piante, si può provare a fare una base con la cenere del camino o con i fondi di caffè, che sono soluzioni a loro molto sgradite. Ora vi faccio vedere. Bisogna proprio prendere foglia per foglia, ovviamente sul retro, perché queste lumache non amano molto il sole, quindi quando c'è il sole si mettono all'ombra in attesa delle ore notturne per poi uscire fuori. Quindi se le dovete cercare di giorno, eccola qui, se le dovete cercare di giorno le troverete sotto la foglia. Qui sotto una foglia di un cavolo nero di Toscana ho trovato tutta la famiglia. Adesso questi li tolgo e poi un avanzo di cavolaia. Toglierò anche queste e probabilmente rifarò il trattamento, però questa volta con il piretro. È un prodotto a base di piretro, meno invasivo di quello chimico che avevo usato l'altra volta, con una carenza minore e con una maggiore biodegradabilità. Questo è il risultato del primo passaggio, 15 minuti di lavoro su una ventina di piante. Guardate quante ne ho raccolte. Poi c'è chi cerca di sfuggire. Questo adesso vedrò cosa ne devo fare. Ho un altro centinaio di piante da fare. Finite quelle, poi vediamo come mettere la cenere del camino. Se prima avevo trovato una famiglia, qui ho trovato un'intera colonia. Ne conto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esemplari. Infatti la foglia è completamente andata. Questo dovrebbe essere il focolaio dell'attacco di queste lumache, perché è qui che si concentra il maggior numero. Adesso pulirò il tutto e andiamo avanti. Questo invece è l'effetto della cavolaia. In questa pianta si sono riformate. Adesso dovrò estirparle a mano e poi dare un altro trattamento, come dicevo prima, col piretro. Però il grosso dell'attacco l'ho bloccato. Se voi guardate qui, la pianta è bellissima, ed è quella a fianco a questa. Si vede che in qualche foglia non è arrivato il trattamento e quindi loro si sono riformate. Però bisogna starci dietro.
bisogna venire spesso e controllare. Questo è il risultato del primo passaggio nel mio orto autunnale. Ci saranno un centinaio di lumache, qualche larva di farfalla. L'importante è che adesso, dopo che ho steso la cenere per il camino, di tornare a fare un controllo fra qualche giorno, così per vedere se me ne è scappata qualcuna, perché la cenere nel camino non le uccide, le tiene semplicemente lontane, fa da repellente. Vediamo adesso come stendere la cenere. Per cenere intendo quella del camino, ma di legno vergine, non trattato, quindi non trucciolato, non legno verniciato, quant'altro. Semplicemente se ne stende una quantità tutto intorno, tale da non permettere alla lumaca di strisciare dal terreno verso la pianta. Tenete conto che la cenere è anche un nutriente naturale, ricca di potassio e di altre sostanze nutritive. Non bisogna però esagerare, come in tutte le cose. Se non avete il camino e quindi non avete la cenere, potete usare i fondi di caffè, metterne molto molto meno rispetto a quello che ho messo io, perché il caffè è sì un nutriente del terreno, ma è anche acidificante, quindi non va bene per tutti i tipi di colture. Dovete fare un po' d'attenzione, ecco, sul caffè. Magari in seguito faremo un altro video. Prima di ricorrere a interventi chimici contro le lumache, gli lumachicidi, potete ancora provare con la birra. Si fanno dei piccoli fori nel terreno, si mettono dei bicchierini di plastica al filo del terreno e li si riempiono di birra. La birra li attira come odore e quindi loro, cascando nella birra, oltre a ubriacarsi, muoiono. Voi mi direte, è un peccato sprecare la birra, avete ragione, preferisco berla io. Però magari potete comprare quella da 2 soldi e risolvere così il problema. In alternativa ci sono i lumachicidi, quelli chimici. Però è l'ultima spiaggia, insomma, io la sconsiglio fino alla fine. Se riuscite a tenerli a bada così, è meglio. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se avete consigli, me li volete dare, ve ne sono grato. E dal prossimo video.